Allora, quinto risultato utile consecutivo, siete usciti indenni da un campo che in questo momento era abbastanza difficile, com'è il morale della squadra? Ma il morale è alto, sappiamo che era una partita molto, molto difficile, molto ostica, però la squadra ha saputo soffrire, ha saputo ricompattarsi bene nei momenti di difficoltà, soprattutto nel primo tempo, nel finale, quando ci hanno chiuso nella nostra area. Però siamo una squadra matura che sa quello che vuole, sa che doveva venire qui per prendersi un punto importante o una vittoria. Però è arrivato un punto, siamo soddisfatti, siamo la miglior difesa, come diceva prima il mister. Però dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, a fare bene e a pensare al Benevento. Proprio diciamo, la compattezza e l'unione di questa squadra, di questo gruppo che riesce anche diciamo, a cercare quel pizzico di fortuna che comunque oggi c'è stato visto i due Sì, la dei fortuna fa parte del gioco. gol. Però bisogna andarla anche a È cercare. vero, ha detto bene, quindi noi lavoriamo in settimana per fare qualcosa di importante, sia a livello difensivo che a livello in attacco. Siamo contenti, torniamo a casa con un punto che fa morale, dà continuità, quindi andiamo avanti e pensiamo già al Cesena. A livello personale, ci ripetiamo, però ormai sei un punto assolutamente fermo di questo Benevento, di questa difesa e ogni domenica sei quasi sempre uno dei migliori in campo. Ma io sono contento, io lavoro per cercare sempre di fare qualcosa di più. Sono contento che il mister mi sta facendo giocare con continuità, però devo ancora migliorare, devo ancora sudare la maglia, devo cercare sempre di fare quello scalino ancora più in alto. Una parola per i tifosi che anche oggi qui a Vicenza, diciamo, erano presenti in buon numero, non stanno facendo mai mancare il loro apporto. No, sappiamo che il nostro pubblico è qualcosa di speciale, vengono in tanti, si fanno sentire, cioè fino all'ultimo ci hanno dato grande, grande sostegno. Questo punto anche per loro, penso che loro sono orgogliosi di noi, ma anche noi siamo orgogliosi di loro. Grazie. Grazie.